Siamo con il sindaco di Monza, Dario Allevi. Quanto è importante per lei avere mantenuto questo... Fondamentale. Fondamentale e vitale, perché per Monza mantenere il Gran Premio vuol dire mantenere la storia, mantenere la tradizione, mantenere quell'importante indotto economico che questi tre giorni di gare portano a un intero territorio, per cui sono particolarmente felice di questo rinnovo contrattuale, per il momento di soli 3 anni, ma che sono certo sarà poi allungato ulteriormente nei prossimi mesi. Noi ci siamo sentiti, l'ho sentita 2 anni fa, eravamo abbastanza preoccupati. C'era grande preoccupazione, perché l'impegno economico che chiedeva allora Eccleston, che era il patron, adesso è passato in mani americane, era un impegno economico che raddoppiava quello precedente, per cui il lavoro che ha fatto il presidente di ACI Italia Stecchi Damiani insieme al presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni è stato un lavoro complicato, complesso, difficile. Hanno, come abbiamo ricordato oggi in conferenza stampa, scalato un Everest, ma sono molto felice del risultato che sono riusciti a ottenere, cioè quello di firmare questo rinnovo, per cui le paure ormai ce le lasciamo alle nostre spalle. Monza come si è preparata per questi giorni, che si svolgeranno non soltanto nell'autodromo ma in tutta la città? Monza si è preparata a festa, nel senso che in centro, se in queste ore, se uno circola, vede che tutte le piazze stanno allestendo palchi, gazebi. Saranno 4 giorni in cui ci sono tantissimi eventi di natura sportiva, musicale, culturale, di confronti, di dibattiti, di esposizioni di macchine, di giochi per bambini, per cui la città sta preparandosi nel miglior modo possibile per vivere questo weekend, che per noi è il weekend più importante dell'anno. Ecco, invece andando un po' più là con i tempi, l'idea di questo museo, oggi abbiamo visto una reazione positiva da parte di Maroni. Questa è la vera notizia della giornata, perché quando nel mio intervento ho fatto presente che mi sarebbe piaciuto che si cominciasse a mettere la testa a studiare un museo della Formula 1 nel nostro Tempio della Velocità, il presidente Maroni ha colto al balzo il mio assist e anche dopo la conferenza stampa mi ha detto che finito il Gran Premio ci dovremmo incontrare per vedere quello che bisogna fare per iniziare a fare un certo ragionamento che vada appunto verso la direzione di realizzare questo museo, per cui sono molto felice, perché oggi questi musei diventano degli attrattori turistici internazionali straordinari. Io lo vedo andando in giro per il mondo, che siano musei di motori o di Formula 1, che siano musei di squadre di calcio. Oggi i turisti che vanno in giro per il continente, per il vecchio continente o per il pianeta, vanno a visitare questo e passano ore, voglio dire, a vedere magari reperti che hanno fatto la storia delle edizioni precedenti, ma anche musei interattivi dove poter fare una simulazione di Gran Premio, una simulazione di pit stop. Quindi sono punti dove si potrebbero portare veramente migliaia di persone ogni weekend nella nostra città. Per cui io ci credo fortemente e lavorerò da lunedì prossimo affinché questo non rimanga solo un sogno ma diventi qualcosa di più. Naturalmente uno spazio ci sarà anche per Vittorio Brambilla in questo museo. Ovviamente il nostro Vittorio indimenticabile avrà uno spazio tutto suo, così come altre persone che hanno fatto la storia di questo sport, ma Vittorio da monzese ce l'abbiamo tutti nel cuore.